Suocero EB24, abbiamo qui con noi il procuratore di Insigne, o meglio Antonio Ottaiano. Partiamo dalla prima domanda, o meglio, il futuro di Lorenzo è in bilico tra Napoli e Pescara. Quando potremo conoscere il suo destino? Credo che bisogna attendere un attimo il Napoli, ci incontreremo col Napoli presumibilmente la settimana prossima e il Napoli ci darà indicazioni circa le valutazioni, la decisione presa, eventualmente decisione presa, potrebbe anche ancora non aver determinato il futuro del calciatore. Infatti, oltre al Napoli e al Pescara, c'è qualche club che ha mostrato interessi per Lorenzo? Credo sia già noto questa cosa, ci sono stati club di Serie A che hanno mostrato interesse anche per il prestito secco eventualmente, allenatori che a più riprese hanno dichiarato magari l'avessi io saprei come impiegarlo, credo che questo si legge continuamente sul giornale, al di là poi di club prestigiosi se non lì in attesa di valutare le decisioni del Napoli. Ma un interesse concreto o un interesse soltanto di giornali No, o... alcuni sono interessi concreti. Solo che essendo un calciatore del Napoli, chiaramente al Napoli spetta la decisione del futuro del ragazzo, almeno nell'immediatezza. Infatti, la terza domanda e ultima domanda, quale percentuale hanno i tifosi del Napoli di veder giocare Lorenzo con la maglia azzurra, o meglio, quella dei partenopei? Ma ripeto, questa è una decisione che compete allo staff tecnico del Napoli, se ritiene che oggi lui sia in grado di far parte del parco attaccanti del Napoli oppure proseguire in questa crescita e fargli approcciare la Serie A in futuro. Noi ad oggi siamo in attesa di conoscere le valutazioni che lo staff tecnico del Napoli ha fatto e credo ci comunicheranno di qui a poco, insomma, anche se leggiamo di dichiarazioni del presidente, insomma, entusiasta del ragazzo, però voglio dire, il presidente potrebbe ragionare da tifoso, mentre poi la questione tecnica va valutata in un ambito diverso, in un contesto diverso. Infatti, le faccio un'ultimissima domanda, considerazione, se lei dovrebbe dare un numero, una percentuale vera e propria, quale percentuale darebbe un Una percentuale che ritorni a numero? Napoli, Sì. ma non glielo saprei dire, dovrei prima incontrare il Napoli, valutare eventuali cose che saranno dette per poi fare delle considerazioni, che ripeto, io ad oggi le posso solo dire che l'ultimo confronto con Napoli era che il Napoli era orientato a mandarlo a giocare.